Salve a tutti e benvenuti alla selezione di articoli finanziari quotidiana del giovedì. Ed ecco le odierne storie da prima pagina sui mercati. I prezzi del petrolio sono aumentati di quasi l'1% rispetto al minimo di due mesi della sessione precedente, grazie al fatto che il mercato ha bilanciato i dati rialzisti sull'economia statunitense e sullo stoccaggio del greggio con le previsioni dell'Agenzia Internazionale dell'Energia di una crescita più debole della domanda globale di petrolio. L'indice di riferimento S&P 500 e il Nasdaq hanno registrato chiusure record, avanzando entrambi di oltre l'1%, dopo che un aumento dell'inflazione al consumo inferiore alle attese ha alimentato le speranze di un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. I mercati delle criptovalute hanno registrato un aumento del 5,5% della capitalizzazione totale in seguito alla pubblicazione dei dati sull'inflazione e sulle vendite a dettaglio negli Stati Uniti. Tuttavia, l'Ether non è riuscito a capitalizzare appieno questo lancio rialzista. Dall'inizio del 2024, Ether ha sottoperformato la criptovaluta leader, il Bitcoin, del 22%. La coppia euro-dollaro statunitense ha guadagnato lo 0,6% nell'ultima sessione. L'Ultimate Oscillator indica un'opportunità di buying. Le quote di Microsoft hanno guadagnato l'1,2% nell'ultima sessione. Secondo l'indicatore Williams, siamo in un mercato per comprato. L'ultima sessione ha visto la sterlina britannica guadagnare lo 0,7% contro il dollaro statunitense. Il ROC indica un'opportunità di buying. La coppia dollaro australiano-dollaro statunitense è esplosa del 1% nell'ultima sessione. Il ROC sta dando un segnale buy. Il tasso di disoccupazione dei Paesi Bassi sarà rilasciato alle 4.30 GMT. L'indice dei prezzi al consumo dell'Italia alle 8.00 GMT. Il cambiamento del rapporto di lavoro dell'Australia all'1.30 GMT. La produzione industriale del Giappone sarà rilasciata alle 4.30 GMT. Housing Starts degli Stati Uniti alle 12.30 GMT. La produzione industriale degli Stati Uniti alle 13.15 GMT. Ci auguriamo che abbiate apprezzato le prospettive di mercato quotidiane. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo. Vi ricordiamo di unirvi a noi domattina per gli eventi e le notizie più recenti e relativi ai mercati finanziari.